possiamo definirlo l'espressione maremmana del Sangiovese. Nasce infatti da una selezione clonare denominata appunto Morellino. Il suo consorzio di tutela sbarca a Firenze per presentare le ultime annate, il nuovo 2017 e la riserva 2015. Con delle peculiarità uniche, perché ha delle caratteristiche che lo differenziano dagli altri Sangiovesi della Toscana. È un vino che per caratteristiche pedoclimatiche ha una sua freschezza, una sua bevibilità uniche, abbinate a una qualità comunque indiscussa. Un disciplinare, quello del Morellino, che prevede l'85% di Sangiovese ed il restante di vitigni a bacca rossa. Nella nostra bellissima Maremma le uve crescono già a pochi metri sul livello del mare, fino alle zone collinari di circa 500 metri. Quindi abbiamo una varietà di condizioni che ci permettono di individuare anche delle caratteristiche peculiari delle diverse aree di produzione. L'intuizione di Ezio Mantellassi, prima cantina a Scansano, è scritta nella storia e fu quella di riuscire a battezzare per primo il vino della sua zona. Non fosse Morellino, uva Morellino tutti lo sapevano, ma nessuno dava un nome a questo vino, era semplicemente il vino rosso del sud della Toscana. Cominciò a chiamare, a scrivere sulle bottiglie Morellino di Scansano per il suo vino. I vini in degustazione sono freschi, profumati e di buona beva e rappresentano i volti di un territorio ancora tutto da scoprire. Noi abbiamo trasferito nella Maremma nell'anno 2003, è un terreno bellissimo vivere e poi abbiamo avuto noi sempre una passione come privati, bere il vino come sempre e poi abbiamo deciso di entrare nel mondo del vino. Tanto il vino è il prodotto che unisce la terra al cielo e secondo me l'uomo fa in modo anche con approccio artistico, se vogliamo, no? Per far uscire fuori il territorio, mandare un messaggio, quindi un messaggio anche di amore, di rispetto, di conoscenza del territorio, e questo stiamo cercando di fare. Il consorzio di tutela rilancia da Firenze il suo impegno nell'export, valorizzando la tradizione vitivinicola ed il territorio unico della Maremma toscana. Possiamo solo crescere, possiamo solo aprire nuovi mercati. Attualmente i mercati principali sono quelli classici, europei, quindi Germania, Svizzera principalmente e Stati Uniti. Con però molte aziende, soprattutto le aziende medio-piccole, che esportano molto, esportano bene e portano in giro il nome del Morellino in modo perfetto.